quarta edizione di Pescaiola da Bevere. È un evento nel quale Confcommercio e soprattutto tutti i commercianti della strada e della via credono tantissimo. È ormai diventato un evento, fra l'altro, molto richiesto anche dai cittadini e dalla gente in generale, perché in qualche modo è un connubio importante proprio tra le attività del centro, ma non solo, ma anche i residenti, quindi tutta la strada, tutta il quartiere partecipa a questa bella iniziativa. Io ringrazio la Camera di Commercio, ringrazio l'assessore Mannucci per essere stati qui, la Camera di Commercio per il patrocinio e anche il Comune per il patrocinio che ha voluto dare a questa nostra iniziativa. Ringrazio tutti i commercianti per il loro sforzo, ma io direi la passione che ci mettono in questa iniziativa. Si rinnova anche quest'anno questa giornata meravigliosa, che è un connubio tra le attività di quartiere e soprattutto la passione e il cuore della popolazione, di chi vive, che aspetta solo di scendere in strada, mettersi in mostra nei confronti della città e far vedere di cose capaci il quartiere stesso. Molto importanti per cercare di rivalutare e rianimare un po' anche le zone un pochino più esterne al centro storico. Io mi ricordo l'anno scorso, tra l'altro eravamo in piena campagna elettorale, che c'era ballottaggio, passeggiando uno si rende conto anche alle volte delle attività che magari passando in macchina uno non ci fa caso, no? Perché infatti mi resi conto di tante attività piccole o grandi che passando in macchina non ci sono state. Quindi ringrazio l'associazione commercianti perché riesce comunque a dare una mano anche a quelle zone che magari si fa più fatica a noi come pubblica amministrazione a crearci degli eventi sopra o magari a renderle più turistiche, perché siamo in una fase dove già è molto complicato riuscire a promuovere, diciamo, il centro storico, quindi grazie a queste attività si riesce invece a equilibrare un po' le attività anche per i comuni. Devo dire in una parola, molto intelligenti, perché spostano l'attenzione non solo dal centro storico ma verso quei quartieri, come dire, un pochino più periferici. Quindi animare questi quartieri è una cosa essenziale, fondamentale, devo dire anche in funzione di presidio sociale. Io devo ringraziare, guardate, ed è un'occasione questa utile per farlo un'altra volta, ringraziare tutti i commercianti dei nostri quartieri, perché hanno veramente una funzione fondamentale non solo di animazione di un quartiere ma anche di presidio fondamentale sociale. Quindi davvero un ringraziamento ai commercianti, all'Associazione Commercianti Ascoli di Arezzo per aver ideato, pensato e realizzato un'iniziativa, come dire, completa. Come una Pescaiola da vivere, una nuova edizione di questa manifestazione che porta di nuovo vivacità in questa zona della città. Sì, è la quinta edizione di Pescaiola da vivere, è un'iniziativa per noi molto importante. Come Confcommercio continuiamo a presentarla, anche perché è molto sentita sia dai commercianti della zona e della strada, che si danno da fare tutto l'anno per cercare di proporre anche cose diverse e nuove per scendere, fra virgolette, la strada e per proporre il loro quartiere e far vedere che è possibile anche, fra virgolette, vivere, no, in maniera tranquilla una strada come quella di Pescaiola. Ci saranno tantissime sorprese, anche quest'anno è sempre il coinvolgimento di strutture che vanno dalle scuole di ballo fino ai circoli sportivi e quant'altro. Ci saranno anche momenti, diciamo, di degustazione di prodotti del nostro territorio, sempre tutti delle attività della strada. Sarà una serata molto importante, vi aspetto alle 19 per il taglio del nastro per godere Pescaiola da vivere.